mai visto un neolaureato mettersi a ballare per 25 ore con il proprio diploma di laurea in mano? Avete mai visto un insieme di avvocati, giuristi mettersi a ballare con la Costituzione? Bene, questa è una cosa che succede dagli ebrei invece, in un giorno che viene chiamato il giorno della celebrazione, della gioia della Torah. Noi tutto l'anno la Torah la studiamo. E sapete che non c'è più del popolo ebraico, che infatti viene anche chiamato il popolo del libro, come popolo che dedica la sua vita proprio a studiare la saggezza e la conoscenza divina. Però c'è un giorno all'anno in cui questi libri li chiudiamo, ma proprio li serriamo, non li studiamo e con questi libri ci balliamo. Ed è una cosa molto particolare perché questa festa non è stata istituita da Dio. Viene alla fine di un periodo di grande festa, che viene, la festa delle capanne, ma l'ultimo giorno i rabbini hanno istituito questa festa della Torah, che continua questa festa delle capanne, e però l'hanno istituita a rabbini, cioè non viene neanche menzionata nella Bibbia, e quindi è una festa istituita dall'essere umano. Fa anche un po' strano perché se avessimo dovuto istituire noi delle feste, in realtà forse avremmo dovuto istituire più dei digiuni, ma invece abbiamo deciso di istituire questa festa molto particolare in cui gli uomini ballano per praticamente quasi 25 ore con questi rotoli della Bibbia, dei 5 libri della Bibbia, chiusi però non aperti. E ci si domanda: ma se tu vuoi celebrare la conoscenza, vuoi celebrare la saggezza divina, aprili questi libri, studiali, ma che significa ballarci con questi libri? E in realtà questo è la base di tutto ciò che è l'amore incondizionato. Noi ebrei non amiamo la Bibbia, la Torah, la conoscenza di Dio, perché dà a noi qualcosa. Noi non l'amiamo perché ci dà qualcosa in maniera condizionata. Noi amiamo la Bibbia, noi amiamo la Torah, amiamo tutto quello che Dio ci ha trasmesso, tutta la sua conoscenza, senza condizione. Non perché ci rende intelligenti, non perché ci rende saggi, non perché ci rende la vita bella e forse un pochino più facile, non perché ci dà le istruzioni come vivere meglio in questo mondo che è veramente un po' confuso, come allevare i nostri figli, come mangiare in maniera un pochino più sana, come avere anche un rapporto familiare un pochino più robusto. Lasciamo stare, tutte queste cose sono conseguenze, ma noi la Torah la studiamo perché amiamo Dio e noi non l'amiamo per qualche cosa, lo amiamo in maniera incondizionata e questa è la base di qualsiasi rapporto che vogliamo veramente che sia un rapporto duraturo, perché sapete che il rapporto tra Dio e il popolo ebraico dura da più di 3300 anni, quindi non è male per se un rapporto di coppia durasse così, è vero? E cos'è la base di tutto questo? È questa festa in cui noi chiudiamo i libri, non guardiamo quello che c'è dentro, non guardiamo il contenuto e ci balliamo solo perché sono i libri che contengono la conoscenza divina, non perché ci rendono intelligenti, non perché ci rendono lo studio piacevole, niente, non c'è una condizione, è un amore incondizionato. E infatti si dice che in questa festa addirittura la parte che partecipa di più cosa sono? I piedi, perché noi balliamo come dei matti con questi libri della Torah, non è la testa, ma neanche quasi il cuore, i piedi, la parte più bassa dell'essere umano, perché ci attacchiamo a Dio senza nessun motivo, in maniera incondizionata. Lo amiamo e amiamo la sua conoscenza solo perché è Lui, è solo perché è la sua conoscenza. E questa è la base di ogni amore vero. Nessuna condizione. Non ti amo perché sei bello, perché sei buono, perché sei bravo, perché mi porti tanti regali. Ti amo perché tu sei tu.